È l'associazione di volontariato Gocce di Mamma che ha promosso il convegno Latte Materno, Realtà e Prospettive in Calabria, ospitato nei saloni della provincia di Cosenza e patrocinato dall'amministrazione comunale, preceduto da una serata di beneficenza per il decennale della Banca del Latte Umano Galatea che si è tenuta nel Castello Svevo. Il convegno, aperto a tutti, ha voluto sottolineare l'importanza dell'allattamento al seno. Il latte materno è importante, è un dono prezioso che tutte le mamme possono e devono impegnarsi a fare perché è salute, perché è prevenzione, perché è il primo vaccino che noi possiamo fare ai nostri bambini, perché è il latte specie specifico, è un latte che contiene tutti i nutrienti necessari a una buona crescita del neonato. I temi più importanti oggi sono proprio questi, sottolineare l'importanza del latte materno nel neonato fisiologico, nel neonato prematuro, ma soprattutto siamo qua a discutere delle criticità e cosa possiamo fare tutti quanti insieme, partendo proprio da noi operatori sanitari, partendo dalle istituzioni, partendo dai pediatri di famiglia. Siamo qui per fare un po' una messa a punto di questa situazione. Ci sono relatori di grande importanza e siamo proprio qui per cercare di sensibilizzarci tutti a livello regionale per poter collaborare insieme nelle varie pinne tra istituzioni ospedaliere e territorio e lavorare bene insieme per dare qualcosa di meglio a queste nostre mamme.